Benvenuti al tutorial numero 15 sul linguaggio PHP. In questo tutorial continuiamo a vedere le funzioni per operare sulle stringhe. Io ho lasciato sempre questa come stringa, questo tutorial sfiora il capolavoro. E ci togliamo questo punto esclamativo e scriviamo, dichiariamo un'altra variabile, string mischiata. STR mischiata, capirete adesso perché. E scriviamo questa, richiamiamo questa funzione str shuffle str, e adesso vi faccio subito capire che cosa fa questa funzione, perché lo capirete subito. Questa è la nostra stringa, questo tutorial sfiora il capolavoro. Ecco qui, sostanzialmente mischia le lettere e le parole. Crea un miscuglio delle lettere utilizzando sempre queste lettere, però. E quindi questa funzione può essere usata per generare non so, FGHILURSTUV Z0123. Può essere usata per generare delle password, per esempio. Password diciamo impossibili da craccare. Un'altra funzione è quella substring substr, che ha come parametri la stringa e poi diciamo la lunghezza sostanzialmente. Per esempio, io voglio che operi dal carattere numero 0 fino al 5, per esempio, fino al 10, mettiamo 10. E quindi questa qui è una sottostringa che prende fino alla L, quindi prende i primi 10 caratteri della stringa. Ma io posso anche farlo partire da 5 e farlo andare fino a 15, naturalmente. Parte da F e arriva a V. Quindi penso che sia chiaro. Naturalmente possiamo farlo agire anche su mischiata, sulla stringa tutta mischiata, e generiamo password magari di 8 caratteri. Quindi, così. Oppure possiamo utilizzare qui un'altra string, un'altra funzione. Agiamo sempre su stringa. Questa qui la togliamo. Andiamo da 0 e vogliamo arrivare fino all'ultimo carattere. Quindi vogliamo una sottostringa che sia uguale alla lunghezza della stringa. Immaginiamo, anche se è un nonsense, per dire lunghezza di tutta la stringa usiamo la funzione strlen. Breve pausa. Scusate per la breve pausa, stavamo dicendo che la funzione per calcolare la lunghezza di una stringa è strlen, che forse qualcuno di voi avrà già visto nei tutorial sul linguaggio C, la lunghezza naturalmente della stringa str. Per esempio, creiamo questa variabile len e la dichiariamo uguale a strlen string, e poi stampiamo len 31, quindi conta tutti i caratteri della nostra stringa. Quindi se io stampo 5, me ne prende 5. E il tutorial finisce qui. Nel prossimo tutorial vedremo, credo, le ultime funzioni. Quindi vi rimando al tutorial numero 16.